Buon pomeriggio a tutti, come dico sempre, bentornati sui nostri canali. Dato, lo dico a te Giulia, abbiamo una bellissima comunità, centinaia di migliaia di persone che si informano e sono persone proprio coraggiose che cercano sempre nuove informazioni, anche sì per modificare determinati comportamenti o stili di vita o banalmente prendere determinate decisioni politiche sulla base appunto delle informazioni che riceviamo. Io sto portando in giro per l'Italia un monologo sul caso Assange e ricordo una frase di Chelsea Manning che diceva appunto che soltanto le informazioni libere ci possono consentire appunto di prendere decisioni più autonome e indipendenti. Io lo dico a tutti, ho il piacere oggi di ospitare Giulio Innocenzi, giornalista, ci conosciamo da anni, da quando faceva delle domande stronze a noi ex esponenti del Movimento 5 Stelle. E io ieri ho visto il suo documentario su fondamentalmente su dove finiscono i nostri soldi. Parliamo di PAC, parliamo di Green Deal, parliamo di allevamenti intensivi. Ed è un lavoro eccezionale, si chiama Food for Profit. È un lavoro eccezionale dal punto di vista qualitativo, della qualità delle informazioni, estremamente toccante, un pugno allo stomaco appunto per le immagini che Giulia e i suoi collaboratori sono riusciti a registrare all'interno di diversi allevamenti intensivi in vari paesi europei, dalla Spagna alla Polonia, alla Germania, all'Italia. Ed è un lavoro poi estremamente coraggioso perché hanno rischiato davvero nel tentativo riuscito appunto di fornirci determinate immagini, dunque determinate informazioni. Quindi ti volevo fare complimenti, Giulia. Dirti che sei la benvenuta qui, grazie per le informazioni che ci hai dato, perché ripeto, sono anche informazioni che consentono magari a coloro come me che sono meno così perseveranti su alcune questioni, Beh, anche magari. insomma, Alessandro, te sei bello No, perseverante. magari parlavo di questioni alimentari, perché poi i messaggi finali di quel filosofo sono toccanti, ecco, danno anche l'opportunità di trovare quell'ulteriore coraggio per prendere determinate decisioni. Lascio a te la parola chiedendoti cosa ti ha spinto appunto a girare, a scrivere, a girare Food for Profit e perché hai scelto questo argomento e raccontaci appunto la genesi di questo lavoro e anche come tutte le persone che ci seguono possono vedere il tuo documentario. Sì, il lavoro è partito anni e anni fa, diciamo perché è partito con la mia prima volta che ho affrontato questo tema, che è stato con un libro. Ognuno di noi, no, viene acceso rispetto a determinati temi con un film, un libro, una persona che ha incontrato. Per me è stato il libro di Jonathan Safran Foer, Se niente importa, che racconta la realtà degli allevamenti intensivi in America. A quel punto, avendo la fortuna di fare la giornalista, ho potuto rispondere alla domanda, ma come sarà invece in Italia? Io mi immaginavo fosse totalmente diverso perché ci raccontano che il Made in Italy è l'eccellenza, i prodotti di qualità e via dicendo. Invece ho scoperto che purtroppo il Made in Italy alle sue spalle nasconde la stessa realtà degli Stati Uniti, quindi il 90% della carne, latte e formaggio che noi italiani consumiamo viene dagli allevamenti intensivi che, come hai potuto vedere vedendo Food for Profit, sono dei luoghi orribili, sporchi, dove gli animali vengono maltrattati e io dico torturati, per poter sopravvivere in quelle condizioni. Sono imbottiti di medicinali, fra cui anche gli antibiotici, e questo è un grosso pericolo per la salute dell'uomo, la cosiddetta antibiotico resistenza. Sono pericolosissimi per il pianeta e per l'ambiente, inquinano l'acqua, l'aria e producono prodotti di scarsa qualità. La cosa che ho voluto denunciare in questo documentario, che ci ho messo 5 anni a farlo, perché non ho avuto nessuno che sostenesse questo lavoro, né una casa di produzione e all'inizio neanche una casa di distribuzione. E ho voluto mettere al centro la grande ipocrisia europea. L'Europa si descrive come il primo continente verde al mondo che mette al centro questi temi, un'agricoltura verde, la transizione ecologica. In realtà noi con i soldi nostri, delle nostre tasse, finanziamo questi luoghi perché la politica agricola comune, che è un pacchetto da quasi 400 miliardi di euro in 7 anni, la maggior parte di questi soldi va agli allevamenti intensivi.
E quindi ho denunciato questo sia dando una camerina nascosta agli investigatori che appunto in giro per l'Europa sono riusciti a farsi assumere negli allevamenti, ma anche dando una camerina nascosta a un lobbista al Parlamento europeo che è riuscito a filmare i suoi colloqui con gli eurodeputati. E hai visto quello che ne viene fuori, è sconcertante, sconcertante. E quindi siamo partiti distribuendo questo film, chiedendo aiuto ai cittadini dal sito foodforprofit.com, chiedendo sia di organizzare proiezioni che di contattare il loro cinema per chiedere di proiettarci. E adesso abbiamo una programmazione che sembra quasi quella di un film con una distribuzione normale, perché veramente i cittadini hanno risposto, perché evidentemente questo è il momento storico giusto per mettere al centro questi temi. Non possiamo più far finta di che queste cose non esistano. Io quando ho fatto il parlamentare denunciavo i mercanti nel Tempio al di fuori della Commissione Bilancio quando si discuteva la legge finanziaria, ovvero quando il governo distribuiva anche spesso marchette e mancette appunto ai vari potentati locali. Onestamente il livello di lobbycrazia, viene utilizzato questo termine nel tuo documentario, che ho visto appunto all'interno, grazie appunto alle telecamere nascoste, all'interno del Parlamento europeo, per responsabilità evidentemente di politici che non rispondono agli elettori ma rispondono anche a coloro che li pagano, perché poi raccontaci di questo europarlamentare del Partito Democratico, ecco, quel livello così meschino io onestamente non me lo immaginavo, e quindi raccontaci meglio anche queste questioni politiche. E poi la domanda che ti faccio, che è la stessa poi che esce fuori dal tuo documentario: siamo in democrazia o in lobbycrazia? Allora, l'eurodeputato che menzioni tu è Paolo De Castro, che è eurodeputato del Partito Democratico, è stato 2 volte ministro dell'agricoltura, è stato senatore, deputato, europarlamentare da non so neanche più quanto, e lui è veramente una figura, chiamiamola, particolare, perché non solo è quello che, diciamo, apre le porte a questo lobbista che gli propone dei progetti osceni come maiali a 6 zampe, vacche con 2 organi sessuali, un tubo nel retto per ridurre le emissioni di gas serra, e chiedendo con questo tubo nel retto di portare avanti un emendamento che finanziasse progetti di quel tipo, e lui ha risposto: vediamo dove lo possiamo agganciare, quindi diciamo rendendosi abbastanza disponibile a questo. Ma la cosa sconcertante per me è che questo eurodeputato è pagato dall'agribusiness. Cioè, Paolo De Castro riceve più di 70.000 euro l'anno da varie aziende, gruppi industriali. Quello più sconcertante di tutti è Filiera Italia, una fondazione che rappresenta le più grandi industrie alimentari italiane. Dentro ci sono Cremonini, Amadori, McDonald's. Non piace a noi fare nomi, no, Alessandro? Quindi facciamo nomi e cognomi. E questi hanno nominato Paolo De Castro, che è eurodeputato, presidente di questa fondazione, che ovviamente fa lobbying in difesa della loro industria. E Paolo De Castro, che siede nella Commissione Agricoltura al Parlamento Europeo ed è un eurodeputato molto importante, è lo stesso anche che deve decidere a chi stanziare i sussidi europei, quindi questi miliardi di euro, le regole da fare e i controlli da fare su queste aziende. Allora io dico, ma come può un eurodeputato che viene pagato dall'industria, riceve anche 10.000 euro l'anno dal Consorzio per la tutela del grana padano, essere un eurodeputato indipendente che rappresenti i cittadini nel momento in cui si trova al Parlamento europeo a votare? Questo si chiama conflitto di interessi grosso come una casa. E quindi io chiedo, mi rivolgo anche, grazie ai tuoi canali, mi rivolgo a Elly Schlein, se pensa di voler candidare Paolo De Castro alle prossime europee. Non perché vogliamo prendercela con Paolo De Castro, ma perché vogliamo dei candidati liberi dai conflitti di interesse. Mi sembra una cosa basica. Tu, Alessandro, ti sei da sempre occupato di conflitti di interesse. Prima avevamo Berlusconi, che era, diciamo, un conflitto di interesse risaputo. Ci sono tutti questi conflitti di interesse di cui nessuno mai si occupa, che invece inquinano la nostra democrazia. Sì, io sono appassionato di cinema, uno dei miei film preferiti si chiama I soliti sospetti,
Il protagonista, diciamo, Verbal Klimt, Kaiser Sose, non voglio svelare, dice: la beffa più grande che il demonio ha fatto è far credere che lui non esiste. Proprio questa è la frase. Ecco, secondo me la beffa più grande che abbiamo subito noi italiani è che ci hanno fatto credere che il conflitto di interessi riguardasse soltanto Berlusconi, mentre invece i conflitti di interessi riguardano banalmente anche politici e armi. Pensate al ministro Crosetto, che prima di diventare ministro della difesa lavorava nel settore delle armi. Riguardano politici e banche, riguardano sindacalisti e partiti, la maggior parte dei segretari generali della CGIL, tutti casualmente, quasi tutti finiscono in Parlamento con il Partito Democratico, riguardano le case farmaceutiche e la politica. Io combatto appunto, tra l'altro, mostrare, come hai fatto tu Giulia, delle immagini veramente pugna allo stomaco. È qualcosa di sacrosanto. Io ogni giorno, e anzi anche ogni notte, mi sveglio e posto immagini da Gaza, perché qualcuno dice: ah, però mostrare questo fa male. Ho capito che fa male, però è la realtà, il massacro appunto a danno dei palestinesi, che è diventata una delle mie battaglie principali, come è la realtà quello che avviene appunto all'interno degli allevamenti intensivi. E la domanda che ti faccio è: ho visto che la giustificazione di alcuni politici è: abbiamo bisogno degli allevamenti intensivi perché in realtà la produttività si trasforma in maggiore tutela ambientale. Cioè, più riusciamo a produrre in questo modo, attraverso chiaramente agricoltura e allevamento intensivo, e più riusciamo a lavorare in difesa dell'ambiente contro i cambiamenti climatici. Tant'è che, come dicevi tu, una parte dei denari di questo Green Deal, cioè di questo accordo verde, di questo progetto enorme di transizione ecologica, finisce direttamente agli allevamenti intensivi, anche se alcuni produttori dicevano no, ma lì l'escamotage qual è? Magari quando non finisce direttamente all'allevamento intensivo, finisce a coloro che producono mangimi esclusivamente per allevamenti intensivi. Dunque comunque si beneficia di questo, diciamo, di questi sussidi pubblici europei coloro che producono quel mangime che va direttamente, appunto, che non serve per dar da mangiare agli esseri umani, ma va direttamente all'interno degli allevamenti intensivi. Dunque è vero quello che hai detto, che parte, gran parte del denaro proveniente dalle nostre tasse finisce appunto anche in ottica green o di greenwashing. Tu mostri anche le immagini degli attivisti di Greenpeace che manifestano durante l'approvazione appunto della PAC davanti al Parlamento europeo, finiscono direttamente nelle casse di coloro che producono in maniera così intensiva, e per quello che ci hai mostrato tu così barbara. È così, viene sempre tirato in ballo questo concetto della produttività e anche della Cina. Cioè, quello che dicono sia gli eurodeputati che i lobbisti più importanti della carne è: ma noi dobbiamo andare avanti con questo modello, anzi dobbiamo affrettarci perché tanto lo farà la Cina. E qualche mese fa sono riuscita a entrare nell'allevamento da 26 piani cinese, il famoso grattacielo di maiali, e lì devo dire che i cinesi, che non hanno remore etiche, sono riusciti a costruire quello che, senza appunto ipocrisia, è l'allevamento intensivo, cioè efficientare l'utilizzo dello spazio per massimizzare la produzione. Allora, se noi vogliamo davvero continuare con questo modello capitalistico, dove non viene messo in discussione l'etica, l'ambiente, il maltrattamento degli animali, perché tutto è in funzione della produttività, allora, diciamocelo chiaramente, il modello più efficiente di tutti e più produttivo di tutti sono i grattacieli di maiali cinesi. Tant'è che quando sono andata in Cina, sia in quel famoso allevamento grattacielo, ma anche nell'allevamento più grande della Cina da 2 milioni di maiali, mi hanno detto che erano state lì delle aziende europee, in particolare una spagnola e una olandese. E un eurodeputato ha presentato un'interrogazione alla Commissione europea per chiedere se l'Europa vuole aprire a questo modello di produzione, che è molto inquietante. Però Alessandro, ce lo dobbiamo dire, se noi vogliamo continuare come noi cittadini consumatori, perché siamo sia cittadini, e questo è il nostro ruolo politico, che consumatori, il nostro ruolo all'interno del capitalismo, se vogliamo continuare da cittadini consumatori a consumare questo livello di carne, allora hanno ragione quei lobbisti, hanno ragione quei politici quando parlano di massimizzare la produttività, e quindi dobbiamo aprire le porte anche a casa nostra agli allevamenti grattacielo e andare avanti in quella direzione, fregandocene totalmente del pianeta. Io
dico che non è questa la direzione dove dobbiamo andare, ci dobbiamo guardare allo specchio e dire che dobbiamo rimettere in discussione la nostra alimentazione a partire dalla riduzione del consumo di carne, che tanto già oggi mangiamo il triplo di carne dei nostri nonni. La dieta mediterranea non la fa più nessuno, la fa soltanto il 10% della popolazione italiana, tutti gli altri consumano livelli di carne come un qualsiasi europeo, si parla di 80 kg di carne a testa. È un'enormità di cui non abbiamo bisogno, anzi ci fa male, cominciamo a ridurla. E così potremo anche pensare a una produzione più in linea con il pianeta, con la nostra etica, la nostra umanità. Noi con questi con questo tipo di produzione abbiamo perso in toto la nostra umanità. E io da un po' di tempo seguo, sono diventato un fan del professor Berrino, che mi dà un sacco di dritte e tante cose scopro, come tante cose ho scoperto appunto grazie al tuo lavoro. Ripeto, potete anche organizzare delle proiezioni andando sul sito. Qual è l'indirizzo esatto del sito? foodforprofit.com. E quindi organizzare delle proiezioni di questo fantastico lavoro. E una cosa che davvero mi ha da un lato sconvolto, dall'altro lato ma addirittura dato una risata chiaramente amara. Allora, diceva prima Giulia, un lobbista riesce a infilarsi nel Parlamento europeo e proporre dei progetti che sono ovviamente dei progetti assurdi, appunto come diceva Giulia, guarda, possiamo lavorare, investire, possiamo arrivare a produrre, a realizzare, a far nascere dei maiali con sei cosce per avere sei prosciutti a maiale e non quattro. E questi politici che ascoltano questo progetto, come dire, sono, non è che pensano di avere davanti un demonio, ma ragioniamoci, ecco, magari ancora non è pronta la pubblica opinione su questa roba, però ci arriveremo. Poi nel documentario tu mostri dei polli fatti nascere, geneticamente modificati, senza piume, credo in Israele. Ovvero già si sta intervenendo in questo senso per aumentare la produttività, è la stessa cosa, no? Lì i polli li facciamo nascere senza piume perché così non vanno spiumati e quindi si risparmia del tempo e del denaro. E il futuro potrebbe essere appunto il maiale con sei cosce o la vacca con due organi di riproduzione per poter aumentare la produzione di latte. È sconvolgente, quindi già avviene. E quanto è forte la pressione delle lobby che spingono appunto per l'accesso e l'utilizzo sempre maggiore di OGM sia in agricoltura che nell'allevamento? Sì, questi sono tutti progetti nostri, erano inventati di sana pianta ed è anche abbastanza sconvolgente che gli eurodeputati ci siano cascati in pieno, eurodeputati che siedono nella Commissione Agricoltura, sono tutti progetti sotto il cappello del gene editing, che è questo nuovo mantra amato anche dal ministro Lollobrigida, dal segretario della Coldiretti Prandini, e che è appena stato votato al Parlamento europeo. Per ora sulle piante, il gene editing è la modifica del genoma all'interno dello stesso organismo e la industria crede che sia un'ottima carta da giocare perché ritengono che aumenti la produttività e soprattutto in vista del cambiamento climatico loro pensano di poter produrre piante più resistenti, oppure appunto abbiamo il pollo senza piume così che non devi spendere i soldi al macello per spiumarli. Abbiamo le vacche senza corna, che con le corna possono, diciamo, intralciare l'allevamento, far male all'allevatore, e quindi sono tutte modifiche, vengono chiamati nuovi OGM, a cui l'industria, i lobbisti e una parte della politica ha aperto le porte come soluzione. Cioè non è che l'industria dice, oddio, c'è il cambiamento climatico, rivediamo i nostri modelli di produzione, rivediamo i nostri consumi, un terzo del cibo viene sprecato, proviamo a intervenire su questo. No, l'industria pensa a produrre sempre di più e quindi si adatta al cambiamento climatico, non lo nega, si adatta modificando gli organismi, cioè manipolando sempre di più la natura. Noi ci ritroviamo in questa situazione perché abbiamo manipolato all'inverosimile la natura. La risposta dell'industria, spalleggiata da una parte della politica, è continuare a manipolare la natura, che secondo me è proprio quello che ci farà andare a sbattere contro un muro. In questo senso, differenze sostanziali tra, anche qui, tra schieramenti o partiti politici, non parlo soltanto dell'Italia, ma partiti politici europei, tra
presunta destra e presunta sinistra, bene, è poca, nel senso poi il lobbismo è trasversale, ci sono politici europarlamentari di tutti gli schieramenti. D'altro canto la PAC è passata con oltre 400 voti e 100 e passa di voti contrari. E parliamo, lo diceva prima Giulia, di 400 miliardi di euro provenienti chiaramente dalle tasse di tutti i cittadini europei. L'Italia è il terzo paese per quantità di contributi appunto all'Unione Europea, e quindi parliamo di una cifra superiore a 10 volte le leggi di bilancio, che da qui al 2000, mi pare 37 se non sbaglio, comunque forse mi confondo, appunto finanzierà l'agricoltura comune nell'ottica green. A 2026, nell'ottica green, e poi è arrivata appunto Giulia Innocenzi e i suoi giornalisti d'inchiesta a darci queste informazioni. Dunque il lobbismo è del tutto trasversale. Anche in questo senso è sempre più difficile trovare differenze tra destra e sinistra, e anche per questo poi il numero degli elettori che scelgono di disertare le urne aumenta. Allora, gli eurodeputati intercettati erano sia di destra che di sinistra, quindi per l'Italia Paolo De Castro del PD, Isabella Tovaglieri della Lega, e così uguale per gli altri paesi socialisti, lepenisti e via dicendo. Ci tengo a dare i nomi e i cognomi di chi invece ci ha aiutato a portare questo film nelle istituzioni, quindi Ignazio Corrao al Parlamento Europeo, Ismaele Lavardera al Parlamento siciliano, Eleonora Evi al Parlamento italiano. Il 20 marzo presenteremo questo film, vediamo come se ne uscirà. E poi abbiamo Marco De Angelis per il Consiglio regionale della Lombardia. Ancora sto aspettando risposta per quello della mia regione, l'Emilia-Romagna, che vuole sempre far finta che gli allevamenti intensivi da noi non esistano, mentre la regione Emilia-Romagna è una delle regioni con più allevamenti intensivi in Italia. Quindi mi sembra bello poterlo mostrare lì dentro, così magari avremo anche una risposta dal presidente Bonaccini su quale sia la sua idea di agricoltura per questa regione. Il problema qual è? Non si vogliono mettere contro i grandi produttori perché sono potenti, perché danno lavoro a tante persone, anche se anche nel tuo documentario tu affronti anche le condizioni lavorative. Se non sbaglio in Germania, per quanto riguarda un enorme macello, uno dei più grandi di tutta l'Europa, e poi ovviamente dei braccianti nel sud dell'Italia. Quindi anche la più evoluta teoricamente Germania presenta degli esempi appunto di luoghi di lavoro che sono dei veri e propri lager, dove addirittura i lavoratori, molti dei quali penso dell'est Europa, avevano paura a parlare, sono stati interrotti dal proprietario di questi abitazioni dove vivono in condizioni drammatiche, pagati poco e come i polli da batteria poi in 20 nella stanza. Cioè sembra incredibile, coloro che lavorano in questi allevamenti intensivi vengono spinti sempre di più ad avere degli stili di vita sempre più simili agli animali che allevano o maltrattano. È veramente tutto, cioè è un inferno dal punto di vista dei diritti lavorativi, dell'ambiente, della qualità del cibo, dunque della qualità della nostra salute. È vero che si fa passi da gigante nella ricerca, diciamo, sul cancro, ma è anche vero che aumenta ogni giorno di più la percentuale di ammalati di cancro anche in virtù della merda che ci mangiamo. E poi un inferno dal punto di vista del trattamento appunto degli animali, che neanche qua non è che facciamo dei discorsi diciamo da asceti, come dire Tiziano Terzani che mangiava soltanto, non lo so, quello che si coltivava nell'orticello. No, qui parliamo proprio di, è completamente trasformata la visione dell'animale in sé. Cioè l'animale neanche più è quasi non è un essere appunto che ha vita, è un prodotto tale e quale, non lo so, ha una scatoletta, non di tonno, ma una scatoletta, capito, l'involucro, è un oggetto vero e proprio e viene trattato da oggetto. Cioè quello che vedevo nel trattamento nei confronti degli animali è che non venivano neanche considerati animali, passami il termine, neanche bestie. È un bullone di una catena di montaggio, quindi non è considerato come essere vivente in quanto tale, con le sue sofferenze, gioie, perché la scienza ce l'ha spiegato, anche se non c'è neanche bisogno della scienza, perché tutti noi che interagiamo con gli animali sappiamo che hanno dei sentimenti, ma lì è solo, vengono chiamati animali da reddito, e quindi solo quello devono fare, reddito, profitto. Questo film lo stiamo portando anche nelle scuole, e una professoressa di religione mi ha detto che lo vorrà mostrare ai suoi studenti perché lì si vede l'inferno. E tu ricordavi i lavoratori,
Spesso quando aprono questi maxi allevamenti intensivi in delle aree dicono così porteremo posti di lavoro. Questo è falso. Ti faccio un esempio, un allevamento intensivo da 2 milioni di polli l'anno, quindi parliamo di cifre enormi, produce al massimo 3 posti di lavoro, perché è tutto automatizzato, il cibo arriva automaticamente, è tutto già, è un'industria efficientissima sotto questo punto di vista e quindi non c'è neanche bisogno dei lavoratori, solo 3 lavoratori che poi ovviamente non stiamo parlando di lavoratori qualificati. Infatti, come hai ricordato tu, questi lavoratori purtroppo sono anche loro alla stregua di animali e nel Lazio, dove il nostro infiltrato è riuscito a lavorare fianco a fianco con i migranti assoldati per fare il carico dei tacchini di notte per andare al macello, questi lavoratori non sono pagati a ora, quindi metti lavori un'ora ti danno 10 euro, no. Sono pagati a bilico riempito, quindi a parte di camion riempito, perché così sono stimolati ad andare sempre più veloce e ovviamente per andare più veloce se ne devono fregare totalmente del tacchino, che lo prendono a calci, gli si spezza la testa, le ali, qualunque cosa, non gliene frega niente perché loro, poverini, devono andare velocissimi dopo magari già un'intera giornata passata a lavorare nei campi. È un vero e proprio inferno di cui non parliamo perché vogliamo continuare a poter mangiare indisturbati senza pensare a quello che c'è dietro al nostro piatto. Ma io penso proprio che da umani e cittadini dobbiamo mettere questo argomento al centro. Adesso ci saranno le elezioni europee a giugno. Questo tema è proprio il tema affrontato dall'Europa. Tutte le regole che noi abbiamo di benessere animale, sostenibilità ambientale vengono dall'Europa e allora dobbiamo mettere al centro questo tema e vedere i candidati, che candidati sono, se hanno a cuore questi temi o se sono al servizio dell'industria e quindi fanno quello che gli dice le lobby. Noi dobbiamo votare quei candidati che invece ti dicono io non voglio più questo sistema, perché a oggi purtroppo sono la minoranza. Come ti spieghi, dato che prima hai citato il ministro Lollobrigida, questo suo essere, pure lo sapevo io, a favore di alcune modifiche genetiche e contrarissimo alla carne sintetica? Beh, perché lui ha sposato in toto le richieste degli allevatori, evidentemente si sono fatti un calcolo e pensano che quel bacino elettorale sia di interesse a Fratelli d'Italia, hanno investito su questo, tant'è che Giorgia Meloni, appena è stata nominata primo ministro, subito la prima uscita pubblica che le ha fatta è stato andare all'incontro di Coldiretti a Milano e firmare la petizione per vietare la carne sintetica, che poi andrebbe chiamata carne a base cellulare, sarebbe il termine più neutro di tutti. E così da lì il ministro Lollobrigida ha sposato in toto tutte le richieste di Coldiretti. Quella della carne a base cellulare è stata semplicemente una battaglia elettorale che non ha alcun senso scientifico. A oggi siamo il primo e unico, fortunatamente, paese che ha vietato la carne a base cellulare. Non siamo noi a dover decidere oggi della carne a base cellulare, perché ancora vanno fatte le analisi. Era fuffa elettorale per dire abbiamo bloccato qualcosa che era già bloccato. Esatto, perché l'Europa non l'ha assolutamente autorizzato, ma perché nessuna azienda ha ancora ufficialmente presentato domanda per richiedere l'autorizzazione, quindi totalmente una misura elettorale che non ha nulla di concreto. Come? Se non allontanare i soldi per la ricerca italiana, e questo sì, e le università che si occupavano di questo ovviamente sono rimaste probabilmente senza potenziali investitori. E poi io noto che lo stesso schema anche ha adottato quella maternità surrogata, nel senso, io noto che io sono estremamente critico con il governo Meloni per mille motivi, soprattutto per l'ignobile, ripeto, silenzio su Gaza o la strategia che vuole alimentare la guerra. Ci stanno veramente trasportando in una terza guerra mondiale e anche qui, Giulia, hanno a che fare tutto questo con gli interessi di grande lobby. Pensate banalmente i denari nostri che finiscono nell'industria bellica, e io racconto sempre che i principali azionisti, ovvero investitori istituzionali, le più grandi fabbriche di armi al mondo, e sono per lo più nordamericane, sono fondi di investimento e banche d'affari che a loro volta sono anche i principali investitori istituzionali, pensa Giulia, dei social network e delle case farmaceutiche. Cioè, dunque, chi davvero possiede i social network, anche questi attraverso
questi canali attraverso i quali stiamo parlando adesso, e non è un caso magari che alcune Facebook a me censura le immagini sulla Palestina, Instagram ancora no, anche se è sempre di Meta, oppure le grandi case farmaceutiche che poi hanno interessi anche se ci pensi nel mondo dell'allevamento intensivo, prima tu citavi un uso inaccettabile e pericoloso in futuro anche per la salute, anzi già nel presente, degli esseri umani, non solo degli animali, appunto l'uso osceno di antibiotici per questi animali che si ammalano perché non vivono una vita normale e quindi si ammalano come si ammalerebbero qualsiasi, anche si ammalerebbero gli esseri umani a vivere la vita appunto che vivono, che sono costretti a vivere gli animali. Quindi ecco, tutto questo ti dicevo, ma un'altra cosa che ti chiedo appunto è come sei arrivata a riuscire a produrre questo documentario, dato che dicevi all'inizio che hai ricevuto molto ostracismo, e quindi raccontaci anche come ci sei arrivata. Sì, allora io ci ho messo 5 anni perché non avevamo una casa di produzione alle spalle. C'è stato un episodio in cui ero con un grande produttore che mi ha detto: ah, bellissimo questo film, e fa un paio di chiamate agli studi legali di alcune piattaforme e mi dice: Giulia, questo documentario non sa da fare, non andrà da nessuna parte. E così ho dovuto, insieme a Pablo D'Ambrosi, che è il mio socio, abbiamo creato una società, l'abbiamo chiamata Pueblo Unido, perché eravamo insieme unitissimi in due. A quel punto mi sono dovuta mettere con il piattino, come dico io, a chiedere donazioni, e fortunatamente ho trovato fondazioni e privati cittadini che hanno voluto donare su un progetto su carta. E per questo le ringrazio, perché altrimenti, se non avessi avuto queste donazioni, e io e Pablo abbiamo lavorato gratuitamente su questo documentario, investendo anche i nostri risparmi, questo documentario non avrebbe mai visto la luce. Ma il problema poi è stato anche quando il documentario è stato realizzato, farlo uscire, perché prima ho contattato varie case di distribuzione che però ci davano sempre la stessa risposta, insomma: abbiamo altri progetti, non siamo interessati, eccetera, eccetera. E poi le piattaforme. Una piattaforma mi ha risposto: noi non facciamo politica. E noi invece sì, nel senso che tu lo sai benissimo perché lo fai tutti i giorni. La politica non la fai soltanto se sei un candidato, se sei eletto, se siedi in Parlamento. Anzi, proprio grazie al fatto che tanti cittadini si disinteressano, queste persone poi dopo possono fare quello che vogliono e possono essere anche al soldo delle lobby. E noi con questo film vogliamo fare politica, nel senso che vogliamo mettere al centro queste questioni. Abbiamo anche 3 proposte che seguono il film, che è stop sussidi pubblici agli allevamenti intensivi, una moratoria, quindi stop a nuovi allevamenti intensivi, e un'assemblea di cittadini che possa decidere su come destinare i soldi della politica agricola comune al posto delle lobby. E quindi con la visione di questo documentario, soprattutto anche nelle sedi istituzionali, stiamo portando avanti queste richieste, e solo grazie al fatto che i cittadini hanno cominciato a fare il passaparola, hanno contattato i cinema, hanno fatto mail bombing, siamo riusciti a diffondere questo film in tutta Italia, perché altrimenti il rischio era che dopo 5 anni di lavoro me lo tenevo in saccoccia e non ne facevo niente. Sarebbe stata veramente una grandissima delusione. Invece, vedi, con questo film riusciamo anche a dimostrare forse che anche se ti chiudono le porte in faccia, ti puoi inventare un modello distributivo e superare quindi quei limiti legali di censura che ci possono essere, e essere tu stesso distributore. Ma questo è, io sono convinto che questo sarà il futuro anche del giornalismo, perché salvo eccezioni, come dire, le lobby esistono anche lo sai perfettamente, appunto, nel giornalismo, in un certo senso anche quasi autolobby. Il problema principale in Italia sono gli editori impuri, appunto coloro che sono proprietari di giornali, hanno degli altri interessi che vanno al di fuori della salvaguardia delle libertà di informazione o di espressione. E tu prima hai citato, e ci tengo a salutarlo perché siamo tanto amici, Ignazio Corrao, sono tanto contento che ti abbia dato una mano, perché è veramente un grande, se non sbaglio pure Michele Sodano ti ha dato una mano giù. Sì, è in Sicilia.
Sì, lui è un ex deputato del Movimento 5 Stelle che è stato cacciato quando ha deciso di votare contro il governo Draghi. È Una una... bellissima proiezione d'Agrigento è stata. Quanto sono contento. Io, Giulia, ho creato l'anno scorso insieme agli altri attivisti un'associazione culturale che si chiama Schierarsi. Ora stiamo raccogliendo le firme per il riconoscimento dello Stato di Palestina, però adesso glielo dico subito al presidente Luca Di Giuseppe, se ci attiviamo e magari ti contattiamo, ci dici qual è una zona, perché noi siamo presenti con 130 gruppi territoriali in tutta Italia, una zona dove ancora magari non è stato proiettato il tuo e il vostro documentario e proviamo a trovare una soluzione del genere. Vediamo altre cose. Magari, grazie. Sì. E adesso che comunque sta avendo, perché poi alle volte diciamo il mainstream, il sistema produttivo, dato che tutto è produttività, appunto il tuo film si chiama Food for Profit, adesso che vedono che c'è un successo enorme, persone che seguono, che si stanno interessando, neanche adesso le piattaforme, quindi parliamo, che so, di Netflix, Prime, eccetera, sono più disposte, anche perché sta storia che non fanno politica, non so. Chi ti ha dato questa risposta per una scemenza, no? Perché ci sono documentari su Trump, su altri politici, sulla vita dei politici. Hanno comprato giustamente lo spettacolo di Beppe Grillo, credo sia su Netflix, dove chiaramente dice cose politiche esattamente come le cose che dici tu nel tuo lavoro. Magari adesso non c'è la possibilità di sbloccare questa situazione, perché veramente è un film che dovrebbe essere visto da milioni e milioni di persone. Ripeto, soprattutto lo dico per la valenza pedagogica che porta con sé. Guarda, è successa questa cosa incredibile che la scorsa settimana siamo stati il film che ha occupato di più le sale in Italia, cioè i cinema che ci hanno proiettato sono quelli che sono stati più riempiti con più persone, quindi siamo stati numero uno in Italia per occupazione delle sale, si chiama Media Copia e questa è stata una cosa pazzesca perché proprio no, è anche una risposta a chi non ci ha voluto se vuoi. Però no, non ho ricevuto ulteriori telefonate, quindi magari adesso mi metto a sollecitare io a fronte di questi dati. Intanto però ti posso dire che è bellissimo portare questo film in giro per l'Italia. Io ogni giorno sono in una città diversa e a Bologna l'altra sera eravamo in 500 persone al cinema con 200 persone rimaste fuori. Abbiamo proiettato il film a Parma, la capitale del prosciutto di Parma, della Food Valley, facendo anche lì sold out. Insomma, è una cosa veramente bellissima perché poi si crea quasi un momento assembleare alla fine del film, dove le persone chiedono soprattutto e noi cosa possiamo fare? Perché dopo che vedi questo film ti arrabbi, ti indigni e vuoi fare qualcosa. Ed è bellissimo perché se magari fosse uscito su una piattaforma, non avremmo avuto questi momenti invece insieme, che sono la parte più bella del film. Eh certo. Beh, innanzitutto, come dicevi tu, si può fare qualcosa come consumatori e consumare è una scelta politica, quindi mangiare meno carne e in generale mangiare meno, perché proprio si mangia troppo, un problema enorme del mondo di oggi. Io ho vissuto molto tempo, 2 anni e passo in Guatemala, nelle comunità indigene, ma questo meccanismo viene pure raccontato bene da alcuni documentari rispetto a Nord America. Sembra paradossale, ma più le persone sono povere, più mangiano schifezze, più diventano obese in alcune realtà. Ovviamente non parliamo di posti dove non c'è nulla da mangiare. Però il Messico è un paese che sta diventando uno dei paesi più obesi al mondo. Quindi in generale anche mangiare molta meno carne, eliminando anche determinate cose del tutto e mangiare meno. Ma hai pensato una cosa, Giulia? Anni fa fece un'inchiesta a Fanpage bellissima su corruzione in Campania. Ovviamente la censurarono un po' e io stavo col Movimento 5 Stelle, organizzammo delle proiezioni, proprio occupavamo, facciamo la richiesta dell'occupazione di suolo pubblico per fare il comizio e poi proiettavamo l'inchiesta. Magari fare pure quest'estate delle proiezioni all'aperto nelle piazze, qua sicuramente ci saranno pure dei deputati o consigli regionali che potrebbero dare una mano, e sarebbe fichissimo, no? E poi magari facendo anche a donazione, sottoscrizione, perché giustamente uno deve campare. Oltretutto, io lo dico a tutti,
sostenere questo lavoro anche dal punto di vista economico potrebbe permettere a Giulia domani di realizzarne un altro, di realizzare un'altra inchiesta, un altro documentario su un'altra tematica, proprio quelle tematiche che ce ne rendiamo conto sulla nostra pelle, chi si appassiona di Palestina o chi si appassiona degli squilibri sociali, economici o chi dello strapotere dell'agribusiness, tematiche che vengono appunto messe da parte perché sono estremamente politicamente scorrette. Ci hai pensato pure a fare questa cosa quest'estate? Sì, guarda, adesso stiamo proiettando il film nelle scuole che abbiamo fatto, io ho fatto la prima proiezione in un liceo a Catania, è stato bellissimo, nelle università dove mi hanno messo a confronto con i professori di zootecnia, ti lascio immaginare il dibattito pazzesco che c'è stato poi dopo, e stiamo proiettando il film nei ristoranti, nei bar, in qualunque locale e nei cinema. E adesso stiamo anche cercando di proiettare il film in Europa, perché hai visto, un film proprio puramente europeo, siamo in diversi paesi, abbiamo già ricevuto le prime richieste, Barcellona, sarò in Svizzera, Zurigo proprio giovedì, lo proietteremo all'Università di Yale in America, Melbourne in Australia, abbiamo già fatto una proiezione in Ecuador e quindi cercheremo di diffondere il più possibile questo film in Europa, e poi, come dicevi tu, quest'estate ci si può sbizzarrire veramente a proiettarlo in ogni dove e se possibile, sì, con sempre uno sguardo, un'attenzione alle sedi istituzionali, che è quella a cui ci vogliamo rivolgere maggiormente. Stavo vedendo ora su YouTube, ci sono un sacco di trailer, quindi qualcuno può vedere immediatamente il trailer del lavoro. E poi anche le Iene hanno fatto un bel pezzo sul tuo documentario, lo trovate ovviamente sul sito delle Iene, ma anche pubblicato su YouTube proprio sulla pagina di Ignazio Corrao, che ha un tot di iscritti, Ignazio Corrao, e in effetti le visualizzazioni del servizio fatto dalle Iene sul tuo e vostro documentario sono enormi, gigantesche. Poi segno appunto, e questo è il paradosso, no Giulia? Più determinate tematiche sono anche interessanti per la grande maggioranza dei cittadini. Qui non parliamo di robe di nicchia, non parliamo di una tematica che dice il mainstream dice non me ne interesso perché perdo ascolti, perché questa tematica non interessa a nessuno, e noi se non facciamo ascolti non campiamo, come un discorso comprensibile in questo mondo in un certo senso. E no, qui parliamo di tematiche che non sono di nicchia, ma che sono addirittura interessano la maggior parte dei cittadini, e forse anche per questo vengono messe da parte, oltre perché toccano determinati interessi, perché si vuole sempre di più costruire una società dove siano le minoranze o determinate minoranze, non tutte, a comandare, e l'interesse generale viene proprio messo da parte e determinate tematiche vengono messe da parte perché c'è il rischio che qualcuno possa aprire gli occhi e possa svegliarsi su quello che succede, ripeto, nel mondo nelle guerre dimenticate, nei massacri di queste ore, di questi minuti, oppure all'interno del nostro piatto. Sì, guarda Alessandro, allora vabbè, Paolo De Castro ha minacciato querela, ha detto che si è sentito personalmente offeso da questo film, ma nel frattempo le aziende hanno già diffidato questo film, abbiamo ricevuto noi personalmente due diffide, una da un'azienda indagata nel film e l'altra da un'azienda che non è neanche nel film e che ha detto io comunque non voglio centrarci niente, cioè addirittura siamo alla diffida dell'azienda che non è nel film, cioè stiamo raggiungendo dei livelli pazzeschi. Ma ieri ha ricevuto la diffida un blogger che ha ospitato a Bertinoro l'evento, cioè ha ospitato la proiezione, lui stesso è stato diffidato da un'azienda che ha detto che non vuole essere associata a questo film. Ma ti rendi conto? Cioè hanno capito che questo film denuncia un sistema dove sono tutti inclusi e sono terrorizzati da che il loro nome, il loro marchio, il loro brand, la loro pubblicità, che ti racconta un'altra cosa, si è associata invece alla realtà di queste immagini. E loro cosa fanno? Ti minacciano. Loro sono aziende da miliardi di fatturato l'anno che minacciano te, che sei uno che rispetta loro, altro che Davide contro Golia. Sei proprio nessuno. Ti mandano queste lettere firmate da 15 avvocati per dirti rimuovi immediatamente questo, dissociami da quest'altro, eccetera, eccetera.
E quindi già solo essere riusciti a far uscire questo documentario è stato un miracolo. Allora lo dico a tutti, andate appunto sul sito foodforprofit.com, organizzate delle proiezioni, sostenete questo lavoro appunto di Giulio Innocenzi e dei suoi collaboratori, anche perché è cioè subire querele o diffide da parte appunto di questi colossi economici che possono pagare dozzine e dozzine di avvocati è invalidante, no? Uno si fa quattro domande, inizia ad avere paura, inizia a pensare alla propria casa, magari a come mettere da parte determinati risparmi, perché, se, perché poi le spese legali si devono pagare. A me pure questo è capitato, no? Quando ero parlamentare, subire delle querele che mi sono dovuto difendere, anche quando ho vinto poi i legali li ho dovuti pagare quei soldi miei. Certo. E quindi sostenete in questo senso il lavoro di Giulia, ripeto, un lavoro eccezionale dal punto di vista qualitativo, dal punto di vista etico, dal punto di vista politico, dal punto di vista dell'approfondimento informativo e anche, ripeto, un lavoro coraggioso. E di questi tempi, Giulia, vedere un prodotto informativo coraggioso è sempre più raro, per cui grazie. Grazie E a te, Alessandro. figurati, ne approfitto per dire che dopo domani, mercoledì, sarò a Perugia al teatro, all'Auditorio di San Francesco, appunto, con un monologo su Assange, sulle guerre di ieri e di oggi, anche tu ti sei E sempre. lo sai che ho visto il tuo spettacolo che è veramente Ah, è bellissimo, vero, certo, a Milano. hai fatto un lavoro incredibile, veramente invito tutti a vederlo. Di Assange me ne ero occupata quando stavo alle Iene. E avevamo intervistato anche la moglie, tu sei riuscito in questo spettacolo a raccontare il lavoro coraggioso da giornalista d'inchiesta vero che ha fatto Assange, perché poi gli viene criticato, non è un giornalista, ma come? Cioè, quello è giornalismo puro, giornalismo d'inchiesta, giornalismo di trasparenza e l'abominio della nostra civiltà che accetta che quell'uomo sia oggi in carcere, un eroe. E quindi grazie mille per tutto il tuo impegno nel portare avanti la denuncia di Julian Assange in giro per l'Italia. Come è inutile parlare della Cina quando facciamo le stesse identiche cose in maniera più ipocrita, come dicevi tu poc'anzi, è inutile parlare dei casi che esistono drammatici di violazioni di diritti umani o di detenzioni arbitrarie in Russia, in Corea del Nord, in altri paesi, eccetera, eccetera, quando un giornalista con la G maiuscola sta marcendo all'interno di un carcere nel libero e democratico Occidente. Comunque, ricordo ancora a tutti Food for Profit. E uno splendido lavoro di Giulio Innocenzi. Guardatelo e soprattutto attivatevi per permettere che siano tante, tante, tante persone a guardarlo, perché ne va veramente della nostra vita, del nostro pianeta, della nostra qualità di vita, del cibo che mangiamo. E per coloro che sono, passami il termine, un po' più cinici, ne va dei nostri soldi, perché i nostri soldi finiscono in queste realtà infernali, demoniache. Grazie a tutti per averci seguito e grazie ancora a te, Giulia. Grazie a te Alessandro, a presto, ciao ciao.